Quindi non a caso, beh, la notte già è seduzione. Si vede meno quello che non piace. Quello che non piace, perché riesci ad oscurare dettagli che magari durante il giorno ti infastidiscono. Fanno parte dell'abitudinarietà del tuo visionare quotidiano. Posso fare una domanda? No, allora, aspetta Gianni, aspetta. Sì. No, sempre. In psicologia, io sono andato a vedere su Wikipedia, no? In psicologia e sociologia, nel linguaggio comune, per seduzione si intende il processo con cui una persona ne induce un'altra, deliberatamente, a intraprendere una relazione di natura sentimentale o sessuale. Il termine deriva dal latino seducere e significa letteralmente portare a sé, condurre fuori dal retto cammino. Coerentemente con la sua etimologia, il termine può conservare una valenza negativa, tentare qualcuno a far qualcosa che non vorrebbe naturalmente fare, ma viene anche usato in senso neutro o positivo, cioè affascinare. È nella famiglia dell'ipnosi, è un'ipnosi lieve, è un trascinare qualcuno. È un fatto anche chimico. Propaganda, attenzione, seduzione è anche propaganda, non dimentichiamo che è uno degli strumenti, allargando il concetto. No, ma la domanda che volevo fare, allora intanto qui vorrei sapere qualcuno veramente capace di spiegare che cos'è la seduzione, perché poi faccio la domanda. Chi è? Ho letto da Wikipedia. Ah, quella. Volevo chiedere allora un po' a tutti, ma secondo voi una persona ignorante è capace di sedurre? Certo, perché se riesce a soddisfare i bisogni inconsci del suo interlocutore. Ma io non sto parlando di sesso. Immaginario. Anche una pecora è capace. Se riesco io a soddisfare i bisogni che il tuo inconscio ha, divento il tuo seduttore. Ma il seduttore non fa altro che andare a solleticare dei tuoi bisogni, a soddisfare, deve conoscere. Sentiamo Francesco. Appunto, come fa? Sentiamo lo psicologo. Penso che per qualificare bene la seduzione bisogna partire dal presupposto che chi seduce conosce in tempi rapidi la sua vittima, diciamo. Quindi non può essere ignorante. Chi deve essere sedotto. E tra le prime. Tra la causa più, i motivi più importanti della seduzione c'è la bellezza, quella è la prima cosa, no? Ecco perché l'industria della bellezza, no? Non è una cosa che ti colpisce subito, però se poi dopo la bellezza non c'è nient'altro, cosa rimane? Poi ce ne sono tante altre, no? Perché si va a stimolare un bisogno più o meno inconscio della persona da sedurre, e quindi chi seduce, se riesce a comprendere in tempi rapidi quali sono i bisogni dell'altro, riesce sicuramente con più chance di riuscire a sedurre. Patrizia, la prima volta che tu hai sedotto qualcuno? Miki. Risale a qualche anno fa. Sì, la mia prima storia. Come hai fatto? È durata 10 anni con il mio primo uomo. Gli ho dato un bidone. Cioè l'ho incontrato, avevo 14 anni e ci siamo incontrati l'anno dopo, successivo. E lui si è ricordato che gli avevo dato un nome che non corrispondeva al mio, un indirizzo e un telefono che non corrispondeva quindi al mio. Quindi la negazione? Sì. E tu Gianni, la prima volta che hai sedotto? Ah, che io sedotto? No, pensavo la prima volta che sono sedotto io. È uguale. No, io la prima volta che sono stato sedotto è stato, devo dire anche da chi. Io impazzisco per pasta lenticchie. Quando mi io per pasta e ceci, pasta e fagioli. E queste fagioli, feste sono. E come no, io proprio ieri le ho mangiate. No, guarda, noi per quanto riguarda l'arte culinaria, che poi sempre sesso è culinario. Come no? Sì, intanto stava chiedendo se te le pare casomai è disposta a invitarci. Beh, come no, così almeno potete gustare, insomma, così anche. Vabbè, ma te le pare deve fare una discussione per portare la patrizia a mangiare. Io mangio Paolo, per 10. Paolo, non scherza. Io mangio per 10, infatti la gente quando mi guarda dice guarda, noi rimaniamo sedotti dal tuo modo di mangiare, quindi anche quello è seduzione. Questa è una tua arma di seduzione. E come no, io lo scrivo anche nel mio libro, parlo di una cena molto importante, quindi. Che per me è molto importante questo. Ok, Paolo e tu invece? Ma i miei primi esperimenti erano in un'era fortemente caratterizzata dalla passione politica, però l'episodio che mi ricordo con più simpatia è quello
di una serata alla Spezia dove c'era il giuramento dei militari e non si trovavano posti a dormire negli alberghi, perché la mia fidanzata ufficiale era alle Cinque Terre, ma la madre non voleva che stessimo insieme, io mi stavo parcheggiando alla Spezia. C'era il giuramento dei militari, tutte le stanze erano piene e c'era un'unica stanza matrimoniale e un'austriaca che cercava che cercava una stanza e accettammo entrambi. Cioè hai dormito con l'austriaca? Ho dormito con l'austriaca. Senza la tua fidanzata? Senza la mia fidanzata. E era una... Abbiamo parlato, io non ho fatto, cioè, ma anche quando andavo nell'est europeo per ragioni di lavoro, ero così coglione che quando incontravo una bella signora al ristorante e vedevo che lei era interessata e leggermente affascinata, io non chiedevo mai il numero di telefono per non fare la tipica parte dell'italiano che ci prova sempre. Quindi era sempre lei che chiedeva il tuo? No, alla fine avevo il piacere di perdere, no? Il piacere di perdere. Comunque, andò bene quell'incontro con l'austriaca. Sì, ebbe. In che senso siete stati insieme? Siamo notte? Stati insieme. L'unico problema è che lei diceva delle cose in tedesco quando godeva, che io non capivo e non sapevo come continuare. Liliana, tu stai facendo uno spettacolo sulla seduzione. Sì, sulla seduzione, una Rita, nebbia e passione di Testori, e naturalmente questa è una donna che fa la meretrice per amore del suo Gino e naturalmente deve sedurre perché altrimenti non può guadagnare sufficientemente, perché sempre è molto per esigente lui, però. Quindi anche in com'è, scena com'è che hai detto? Sempre per lui, cioè lei lavora sì, per no, lui. Io dico, questa è una pièce teatrale. Invece io volevo dire, quando io sono rimasta affascinata, perché io trovo che il teatro sia il grande seduttore e gli interpreti devono sedurre una platea addirittura. Qui abbiamo Gianni Ciardo che è un grande seduttore del teatro, no, come seduttore del c'è teatro. Di peggio, non diciamo stronzate. A parte il fatto che io sono del parere che, voglio dire, sì, il teatro potrebbe anche essere. Sì, però, se non sei un seduttore non arrivi. Vabbè, come fai a saperlo? Ma perché ti sono venuta a vedere? A me? Sì. No, pensavo che... Cioè, mi hai preso pomodori, sto dicendo, quindi tu devi essere come interprete una seduttrice, seduttrice che devi sedurre gli spettatori. Io invece volevo dire che io la prima volta che sono rimasta sedotta dal teatro è stato, avevo 8 anni e mio padre mi ha portato a vedere il Rigoletto e da lì io sono rimasta affascinata. Chi era il Rigoletto, Gianni? No, tu una volta parlasti di uno che assomigliava a Rigoletto. È già il Natone. Povero Eugenio. Mi posso permettere? Una delle persone. Mi posso permettere di dire una cosa del genere? Ecco, è stato quello che ha dato il là a tutti quei parassiti che si sono messi a fare il teatro in questa città di merda, che è Bari. Allora apriamo un'altra polemica, perché voglio dire, a proposito suo, per esempio, il teatro. Aspetta, sto dicendo un altro. Vedi come non possiamo parlare seriamente. Sto parlando. Sto facendo una dichiarazione vera e propria di quel che è il teatro e quel che è il fascino del teatro. Allora, a Bari c'è questo criterio. Le attrici, gli attori e le attrici, la considerazione che ho io. Allora, gli attori per fare il teatro, allora gli attori scopano per fare il teatro, le attrici fanno il teatro per scopare, lei è brava.